E abbiamo qualche minuto per le domande, se ce ne sono, su queste prime due presentazioni. Prego, c'è una domanda? C'è il microfono. Ok, la mia domanda è rivolta al prof e alla presentazione precedente. E riguarda il fatto che, secondo il grafico che ho visto prima, la quantità di Bitcoin nel mondo da qui al 2140 sarà perlomeno costante a un certo livello, se ho interpretato bene quel grafico. E ogni 4 anni si dimezza la quantità di Bitcoin comunicabili in uno stesso blocco, trasferibili in uno stesso blocco. Me lo conferma? Ho capito bene? Più o meno. Ok, quindi sì. Mi sono spiegato più o meno bene. È corretto pensare che si perderà interesse nel corso del tempo ad essere miner della struttura blockchain? Allora, su quel grafico la curva di crescita si appiattisce, perché ovviamente dimezzandosi diventa sempre più piccola la quantità emessa fino al 2140. In realtà, se Bitcoin raddoppia di valore ogni 4 anni, il potere d'acquisto si mantiene costante. Siccome Bitcoin non raddoppia di valore, ma cresce di centinaia di volte ogni 4 anni, in realtà il potere